Bentornati su Rete 8 appassionati di cucina, oggi torniamo nel mio posto del cuore, dal ristorante Caldora, Punta Vallevò, lungo la meravigliosa costa dei Trabocchi. Chef. Fa piacere queste parole che usi nei confronti della costa dei Trabocchi. E anche nei vostri confronti. Devo dire che poi ci sono veramente delle persone che ti entrano nel cuore. E i fratelli Caldora sono tra queste, perché veramente poi li ho conosciuti, oramai sono quanto sono? 4 anni, 5 anni fa. Questa è la quarta, edizione che lavorate con me. Sì, sì. Ed erano tutti un po' spauriti, invece adesso Marco è diventato praticamente disinvolto, bravissimo. E poi io sono innamorata di questo luogo, devo dire che di fronte, mi dispiace di non potervelo far vedere, c'è un paesaggio meraviglioso, un mare azzurro cristallino ed è secondo me un luogo del quale dobbiamo essere orgogliosi perché è veramente lasciamo, bellissimo. Lasciamo la curiosità di venirlo a vedere. Esatto, con persona, i vostri occhi. Ma sai che ci sono tanti abruzzesi che non sono mai venuti? Ma guarda, veramente. Ma questo è un crimine. In Abruzzo, ma io stesso tante volte mi trovo in certi posti, in certi paesini, in certi borghi, che ti rendi conto che si viaggia tanto, si va tanto e poi abbiamo queste belle cose. Secondo me il motivo intere dentro l'Abruzzo che ci fanno veramente ci è vero, cuore, sognare, sì, ma sì. Secondo me il motivo è uno, è che ci sono talmente tante cose belle, ne abbiamo così tante che conoscerle tutte è impossibile, mettiamola così, certo. Infatti. Ma veniamo a noi, abbiamo bisogno di ricette fresche, veloci, estive e rifacibili a casa, come sempre. Guarda, oggi facciamo un piatto freddo, ma una cosa molto delicata, molto estiva, molto estiva, sì. Facciamo una zuppa di pomodoro con degli scampi sgusciati, con un'insalatina di scampi, quindi proprio una cosa molto molto delicata e molto gradevole, sai, in quelle giornate calde, giornate poi vuoi fare un antipastino, vuoi fare una cosetta, certo, un finger, un aperitivo, una cosetta molto molto sfiziosa, fresca e sfiziosa. Allora, e abbiamo bisogno appunto di dei pomodori maturi, ok, dove noi questi genere li abbiamo già passati 30 secondi in acqua bollente e poi raffreddati con acqua e ghiaccio in modo che poi li andremo a spellare. Questi sono dei semplici pomodori a grappolo, vero? Sì, ma poi quelli che abbiamo, capito? Okay. Tanto d'estate ormai i pomodori abbiamo una ce le possiamo scegliere di qualsiasi varietà, varietà. Io poi dico sempre e questa è una filosofia che ho adottato recentemente, perché vedevo che effettivamente mi avanzavano tante cose in frigo e poi andavano buttate, no? Adesso cucino con quello che ho, quindi se avete i pomodori datterini utilizzate quelli, se avete i ciliegini vanno bene quelli, l'importante è che non buttate nulla, che non si spreca nulla, perché questa cosa è importantissima, veramente, chef, ci tenevo proprio a sottolineare questo. Ma detto questo, andiamo avanti. Sì, poi abbiamo una patata, l'abbiamo bollita, una patata che ci serve per addensare un pochino la crema di pomodoro, sì, un po' di cipolla, qualche scampetto, un po' di origano e una bruschetta, quindi proprio veramente semplice. Ah sì, e anche, potrebbe essere anche interpretata come una ricetta di recupero, perché comunque il pane bruschettato può essere realizzato tranquillamente con del pane raffermo. È compriamo vero. Qualche scampetto, un po' di origano ce l'abbiamo sempre, una cipollina a casa non manca mai e via. E via. Allora. Perfetto, Jennifer, tu mi per favore mi sbucci il pomodoro. Ok. E me lo metti poi, la polpa me la metti qui dentro. I semini li possiamo... Quanto mi piace che il mio chef mi fa lavorare. Altrimenti io mi annoio. Io mi sbuccio invece due scampetti. Ok, quindi praticamente per fare questa operazione il pomodoro deve essere sbollentato per pochi secondi, una trentina di secondi, giusto, in acqua bollente, poi diamo uno shock termico con acqua fredda o acqua e ghiaccio. Infatti sono belli freschi e poi non si perde il colore. Sì. Ma lo shock termico stesso aiuta a facilitare l'eliminazione della pelle. Ok. Quindi adesso che faccio? Te li metto così o devo togliere i semi? Se vuoi puoi togliere i semi, che va meglio. Ok, che io sono un po' per i pomodori, sono un po' fissata con i semi, sai chef? Un po' mi danno fastidio, devo dire la verità. Sì, non è... Cioè se uno riesce a togliere, insomma, non bisogna essere maniacali, però sempre meglio. Sì, quello che si riesce. Quindi metto nel bicchiere. Ma ti sono mancata, chef, di la verità. Ma no, sì, ma no, se lo devi dire così. Sinceramente, sinceramente sì, però dai.
Sì, adesso facciamo. Anche tu, mi sei facciamo mancato. Un po' di meno, però non fa niente. Beh, d'estate. D'estate è sempre un po' così, ma noi ci prepariamo per ripartire poi a settembre alla grande. Con tante puntate nuove, tante ricette diverse. Poi con te ne abbiamo fatte veramente un'infinità, chef. Tantissime, sempre diverse. Io non so come fai ad avere questa fantasia, anche perché, insomma, con il pesce è ancora più difficile, secondo me. Dici di no? No, non è difficile, basta, cioè, come dicevi prima, ti apri il frigorifero, quello che c'hai dentro, ti inventi una cosetta. Beh, ma dovrebbe essere proprio quella la filosofia, perché altrimenti... E poi secondo me, vabbè, questo lo diciamo sempre, ma anche lasciarsi guidare dalla stagione, no? Quindi andare a fare i piatti con i prodotti di stagione, che sembra scontato, ma in realtà poi a volte nei supermercati si trovano talmente tante cose fuori stagione che siamo anche un po', diciamo così, tentati. Sì, sì. Dall'acquistarle, sì. Però bisogna sempre prediligere prodotti di stagione del territorio, sapore, sempre. Dalle cose. Vedi qui lo scampetto, lo mettiamo semplicemente un po' d'olio, sale e un po' di prezzemolo. Lo lasciamo crudo. Ah, quindi crudo? Lo mettiamo crudo, sì, lo lasciamo marinare qualche minutino così. Ok. Perfetto, metti in ordine la Jennifer, per favore. Io sempre, io non riesco a cucinare nel disordine. Ho questa fissa che quando cucino pulisco dietro, è importante in cucina, fondamentale. Tu sei fortunata perché c'è chi lo fa per te. Invece noi donne che cuciniamo a casa questa fortuna non ce l'abbiamo. Siete d'accordo? Tenere i banchi di lavoro sempre in ordine è importante. È fondamentale. Allora, abbiamo messo i tuoi pomodori, abbiamo messo un po' di patate, mettiamo un pizzico di sale. Ok. Mettiamo giusto un pochino di... E poi l'origano, secondo me, insieme al basilico, il sapore dell'estate. È vero? Questo viene da Bocca di Valle, questo. Addirittura? Questo origano, sì. Quanto profuma, cioè arriva fin qui l'odore. Ecco. L'odore dell'estate. Perfetto. Mettiamo un filo d'olio. E adesso ci facciamo una... Prendiamo una frullata. Un pimer. Facciamo... Quindi andiamo a realizzare sostanzialmente una cremina fredda di patate e pomodori. Sì, esattamente. Che poi sostanzialmente il sapore sarà quello del pomodoro, perché la patata serve per dare la consistenza, la cremosità. Semplicemente per la consistenza. Comunque io sono più brava a frullare. Un po' legato in questo chef. Vedi un po' imballato. Ci siamo? Sì. Il piatto si realizza una volta avere questi quattro ingredienti. Si realizza tutto molto velocemente. Vabbè, l'unica cosa da fare con un po' di anticipo è quella di lessare le patate e poi pelare i pomodori, ma sono operazioni veramente molto facili. Anzi, secondo me l'estate le patate conviene sempre tenerle un po' da parte, già lessate, in frigo, coperte, e magari possono essere utilizzate per le insalate, per tante cose. Infatti. Che profumino questa cremina, chef. Sì. Questa anche per fare una pasta fredda, per esempio. Infatti. Per condire un po' di pasta fredda. Sì, è perfetta. È perfetta. Vuoi un'ottima base, ma anche magari io metterei anche qualche crostino sopra, proprio anche come una sorta di zuppa fredda. Lo facciamo con questi crostini, che sì. Dici? Era previsto. No, io dicevo proprio come zuppa, con qualche crostino aromatico, no? Cioè, magari chi non vuole mangiare la pasta. Questo è perfetto come antipasto, ma anche come piatto unico, in una dose più abbondante. Mettiamo il crostino. Bellissimo questo piatto, Marco, eh? Ci piace. Meno male. Ci piace. Poi il fatto di utilizzare, ecco, gli ingredienti crudi. Sì, sì. Una cosa che mi piace molto, appunto, specialmente d'estate. Appunto, è un piatto, si chiama proprio tipo una crudaiola. Esatto. Un cucino d'olio. E ci siamo. Voilà. Abbiamo il nostro piatto bello pronto, fresco. Estivo. Tutto da gustare. Facile e veloce. Li trovate solamente su Chef in Cucina, questi piatti. E rifatelo a casa. A domani.
Una buona colazione è la base di una giornata di successo. Pensate che chi non fa la colazione ha molto ridotta prestazione mentale. Infatti sono stati fatti studi nelle scuole e i ragazzi che non fanno la colazione ottengono molto peggiori risultati. Ricordate che per lo sviluppo psicomotorio dei nostri ragazzi è indispensabile una colazione completa.